E allora qui siamo stamattina al centro psicopedagogico del Comune di Taranto per illustrare le iniziative a cui daremo vita, che alcune sono veramente innovative e per la prima volta nella città di Taranto. Questo è un centro polivalente che è sempre aperto tutta la settimana dal 2011 e che offre già un ventaglio di offerte per tutti i genitori che possono gratuitamente portare i loro bambini perché possano leggere, rappresentare delle favole, comporre dei disegni con delle animatrici, delle educatrici che sono sempre presenti, ma abbiamo pensato di fare qualcosa in più. Su due linee. La prima linea è che questo centro psicopedagogico sarà aperto ai genitori separato, che durante la settimana potrà venire qui in questo ambiente confortevole per incontrare il proprio bambino, ma non solo incontrarlo, potrà sviluppare con il proprio figlio una serie anche di iniziative, potrà leggere col bambino, potrà farlo giocare, potrà utilizzare le strutture anche musicali che sono presenti nel centro, assolutamente gratuito. Questo è un fiore all'occhiello per me e mi piace con orgoglio presentarlo. La seconda innovazione, oltre a tutte le attività che il centro comunque già compie durante l'anno, è quello di lanciare il primo campionato di lettura ad alta voce. Si parla da tanto tempo di come fare avvicinare il bambino alla lettura, abbiamo visto le statistiche, le bambine leggono più dei maschietti, abbiamo letto le ultime ricerche degli istituti di neuroscienza che dicono che la lettura di un libro vale quanto un abbraccio, quanto un conforto, ti abbatte lo stress, ti fa esercitare la memoria, ti dà un senso di affetto anche in un momento difficile. Quindi quale cosa migliore che lanciare un campionato ad alta voce? Abbiamo lanciato questa idea negli istituti comprensivi che hanno aderito con entusiasmo. Da gennaio i bambini si sfideranno all'interno delle loro scuole in una lettura ad alta voce su testi ovviamente condivisi e scelti per età e per classi, e poi i migliori sfideranno anche gli istituti fuori. Questo perché in un clima di sana competitività, non c'è nessuno che vincerà e perderà, ma con una sana competitività premieremo poi gli istituti che saranno contraddistinti nell'ambito della settimana del libro che si compierà a marzo, e per la prima volta Taranto sarà comune pilota di questa bella iniziativa.